Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in un nuovo video. Oggi mi sono veramente dovuta ingegnare per trovare una posizione in cui filmare. Questa mattina mi sono alzata e mi sono detta devo per forza fare un video perché è da un po' che sono latitante sul canale e ho comprato tante cosine che vi voglio mostrare. Però oggi purtroppo Milano non mi aiuta perché sta piovendo, il tempo è bruttissimo, la casa è veramente buia e non sapevo come filmare, quindi siete praticamente in mezzo ai cactus di mia madre perché non avevo altro modo se non filmare sparandomi la luce in faccia dalla finestra e aiutandomi anche con lo specchio. Non so se si vede che questo è uno specchio, yuhu! Va bene, e allora oggi vi voglio parlare di due cose. Vi voglio parlare innanzitutto delle mie letture di gennaio e poi farvi un piccolo book haul perché recentemente sono stata nel libraccio sui Navigli e ho fatto un po' di acquisti vari, quindi voglio subito iniziare a mostrarveli. Questa è una parte che mi piace sempre tantissimo. Allora, primo acquisto che ho fatto è questo ed è una graphic novel di Stephen King ispirata alla serie della Torre Nera. Questo è un altro volume che avevo, ne ho un po', oddio, non dico di collezionarli perché non ne ho un numero esorbitante, però è una cosina carina, soprattutto se vi piace il genere, se vi piace King. Oddio, questo l'ho trovato in realtà leggermente scollato, quindi... cioè, sì e no, nel senso, uno di quegli articoli che prendi un po' così, anche un pelino sbeccato qui, però mi ritengo già comunque fortunata ad averlo trovato e sono contenta. Quando acquisto uno di questi libri, normalmente non li sto cercando, nel senso, sono un po' questi acquisti fortuiti, ne vedo uno e dico, oh, mi manca, quindi lo acquisto. Normalmente non mi addentro mai più di tanto a commentare i contenuti grafici delle graphic novel, questo lo sapete, io lo dico in tutti i video perché ogni tanto mi capita che qualcuno mi dica scrivi oppure di qualcosa in merito a una graphic novel e preferisco sempre non farlo perché in generale nella vita non mi piace molto parlare di cose che non so perché un po' fa saccente o un po' sono ignorante, in fatto di disegni non me ne intendo, cioè per me questo è arte anche perché io non lo so fare, quindi tanti complimenti a chi sa disegnare le graphic novel a tutti i livelli, ma per me è come commentare qualcuno che suona, per me sono tutti bravi perché io sono un cane e non so suonare nulla, quindi diciamo che il mio commento non sarebbe un occhio tra virgolette esperto, quindi non mi addentro mai più di tanto. Bene, questo è il mio primo acquisto. Poi, secondo acquisto, finalmente l'ho trovato, soprattutto l'ho trovato con una copertina decente, L'amore bugiardo di Gillian Flynn. Volevo tanto leggere questo libro, soprattutto dopo l'uscita del film. Non sono mai riuscita a comprarlo nell'immediato perché poi sono comparse tutte le copertine con Ben Affleck. Io non amo molto possedere libri con immagini di attori sulla copertina, ma se arrivano anche quelli ben venga, tanto quello che importa è il contenuto del libro. Sono felice di aver trovato questo romanzo, soprattutto con una bella copertina, e non ho onestamente ancora iniziato a leggerlo e lo so che è un po' un cliché perché in questo momento vanno tantissimo questi libri con queste donne un po' bad girl, insomma, ma anche a me andava di leggere un romanzo di questo tipo. Spero che non cada nulla perché io sto appoggiando tutto sulla finestra in mezzo ai cactus, quindi vediamo un attimino di ancorare la situazione, se dovesse venire giù tutto perdonatemi. Poi, un altro acquisto è questo. Allora, sognavo tantissimo di ricevere questo libro, però è il genere di articolo che nelle bancarelle dei libri usati, che nelle librerie comunque non trovi spessissimo, perché è un libro di King un po' vecchio, nel senso che è uno dei, tra virgolette, primi, è uno di quelli pubblicati meno recentemente. Quindi normalmente vedi i classiconi, quindi vedi Shining, vedi Misery, Il Miglio Verde, Pet Sematary è un romanzo che non c'è sempre. Avevo voglia di leggere questo libro, infatti l'ho già iniziato e fa parte delle letture di gennaio, anche se non lo includerei perché comunque non sono nemmeno a metà. Poi. Allora, i miei acquisti sono finiti e ne sono molto molto soddisfatta, anche perché erano tutti libri che erano nella mia wishlist da un po', quindi finalmente sono riuscita a recuperarli e passiamo alle letture di gennaio. Allora, per le letture di gennaio ho letto Acqua agli elefanti, che è stato un libro che mi è stato regalato per Natale, infatti era già comparso nel video di Natale, che dire, ovviamente ho appena detto che non mi piace avere immagini di attori sulle copertine del libro, guardate chi c'è Barbara Waterspoon e Robert Pattinson. Vabbè, anche per Robert Pattinson si potrebbe anche pure fare un'eccezione. Sicuramente ho apprezzato molto di più il suo ruolo in Come l'acqua per gli elefanti piuttosto che in Twilight.
Comunque, che dire, romanzo che mi ha veramente appassionato tanto. È un romanzo che ho finito in pochissimo tempo, anche perché già conoscevo la storia ed ero curiosa proprio di leggere il libro per capire come fosse stato reso sulla carta quello che era il film che io avevo visto e mi era piaciuto tantissimo. Infatti, normalmente io non sono tanto tipo da film romantico, però questo sì, perché veramente mi aveva rapito il cuore. È la storia di un veterinario, Jacob Jankowski, che durante la crisi del 29 perde la sua famiglia. Perde tutti i suoi averi, non può più frequentare l'università, non ha possibilità di laurearsi e decide di scappare salendo su un treno casuale che trova su un binario. Questo treno è in realtà un treno della fortuna per lui, perché sarà il treno che appartiene a un circo itinerante. In questo circo ovviamente troverà lavoro come veterinario, pur non avendo una laurea, perché è un mondo in cui è molto importante l'apparenza, il sapersi vendere. Jacob infatti ha buoni numeri e riuscirà a entrare a fare parte di questa compagnia. Grazie a questo incontro troverà l'amore, purtroppo l'amore per una donna sposata. Il marito di questa donna purtroppo è un uomo molto violento, è il responsabile degli animali del circo e, a seguito di un fortunato ma anche sfortunato acquisto di un elefante, l'amore tra i due diventerà sempre più solido e sempre più importante, e il finale purtroppo non ve lo posso raccontare, soprattutto se non avete visto il film, perché se vi manca il film, guardate anche il film, leggete il libro, guardate il film. Oltretutto la storia in questo romanzo è articolata in una maniera particolare, perché ci sono dei capitoli in cui vediamo Jacob vecchio in una casa di cura, proprio stanco, indebolito dall'età, che ha il grande desiderio di andare a vedere uno spettacolo di cui stanno montando il tendone proprio davanti alla casa di cura, e tramite le sue memorie noi percorriamo tutta la sua storia d'amore, tutta la sua vita. È un romanzo molto bello, un romanzo molto toccante, soprattutto le parti in cui Jacob è anziano sono molto frizzanti, perché comunque è un vecchietto, cioè un vecchietto smart, è abbastanza intelligente, anche abbastanza pungente proprio come dal punto di vista dell'ironia. È proprio un buon romanzo, io lo consiglio indipendentemente da film, non film, Pattinson, non Pattinson, perché è una storia potente, veramente bella, soprattutto se vi piacciono le storie d'amore. Poi, passando alla prossima lettura, ovviamente gennaio, periodo di libri sull'olocausto, per forza. Vi racconto una cosa divertente: ultimamente Netflix mi sta ossessionando, perché mio padre, durante il periodo, penso che fosse il 27 proprio, è stato trasmesso in TV Schindler's List. Mio padre si è messo a guardare il film, a un certo punto si è reso conto di aver acceso la TV quando il film era già iniziato, era a metà, e quindi era disturbato da questa cosa e si ricordava di averlo visto su Netflix. Quindi che cosa ha fatto? Si è messo ad accendere dalla TV tutti i film inerenti all'olocausto, perché non gli veniva da andare a cercare, visto che purtroppo poveretto non è capace, non riusciva a cercare la parola Schindler List nella ricerca, e quindi ha iniziato ad aprire tutti i film sull'olocausto possibili, sperando che Netflix glielo mettesse tra i suggeriti. Risultato, non ci è riuscito, e io adesso ho migliaia di film sull'olocausto aperti, guardate un pezzetto, c'è La caduta, La chiave di Sara, poi ci torneremo sulla chiave di Sara perché è stata infatti una delle letture del mese, e quindi adesso Netflix mi tormenta perché ho tutta la barra intasata da questi film mezzo guardati, 10 minuti di qui, 10 minuti di là, tutti a tema olocausto, nazismo, eccetera. Ecco, scusatemi per il taglio registico, ma Timur, che è bianco e sparaflescioso, aveva mandato al diavolo tutta la luminosità del video. Dicevo, ho riletto il libro di Timur Werms, che non tireremo più fuori perché questo è ciò che accade quando compare questo romanzo. E dicevo, questo romanzo mi era già molto piaciuto quando l'avevo letto in estate, ho deciso di rileggerlo un po' per la ricorrenza, un po' perché comunque avevo, tra virgolette, deciso di dedicargli una recensione esclusiva, perché soprattutto sotto il video delle letture estive mi era capitato che qualcuno mi chiedesse di recensire questo romanzo, che ne aveva sentito parlare bene. In realtà io ero un pochino restia nel farlo, perché comunque si trattano dei temi molto delicati ed è un libro strano, perché comunque un libro umoristico che fa satira e umorismo su un argomento molto 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 delicato, che è appunto il periodo nazista e l'ebraismo, l'olocausto, insomma è un libro con temi difficili. Difficili però non vuol dire non divertenti, perché comunque è un libro che io consiglio, soprattutto perché in questo romanzo si affronta la figura di Hitler, però diciamo che la questione ebraica è in un certo senso posta a margine, non è esattamente il fulcro preponderante del romanzo, non è la parte pesante del romanzo, si cerca più che altro di fare dell'umorismo dissacrante sulla figura di Hitler.
anche il film, che oltretutto è su Netflix e mio padre ovviamente ha cliccato, è un film molto carino, un film molto simpatico che io consiglio. Fatemi sapere se desiderate vedere una recensione un pochino più specifica di questo romanzo, anche se confesso che sarà una cosa abbastanza difficile, perché comunque è complesso parlare di questi argomenti. L'ultimo romanzo di cui vi parlo è un romanzo che non ho più nelle mie mani perché purtroppo era un libro della biblioteca e ho dovuto restituirlo, e ho letto La chiave di Sara. In questo romanzo si affronta la tematica dell'olocausto degli ebrei di Francia, quindi aspetto un pochino più ignoto della storia della seconda guerra mondiale. Sara è una ragazzina, Sara Starzyski, è una ragazzina polacca emigrata ai tempi tramite la sua famiglia ovviamente emigrata in Francia e in tutto e per tutto una cittadina parigina. Durante i fenomeni di rastrellamento, conosciuti in Francia come l'episodio del velodromo d'inverno, questi ebrei francesi vengono rinchiusi in questa struttura, che ai tempi era una struttura chiusa, insomma in ristrutturazione, questo velodromo, e aspettano lì per giorni e giorni i camion che li deporteranno successivamente in Germania e in Polonia. Questa bambina, nei momenti del rastrellamento, decide di chiudere il fratellino con una brocca dell'acqua in un armadio per cercare di salvarlo sostanzialmente. In realtà quello che Sara non sa è che sta firmando la sua condanna a morte. I suoi genitori sono perfettamente consapevoli del fatto che il bambino, rimasto chiuso in quell'armadio, ci rimarrà sostanzialmente per sempre, perché loro non avranno più possibilità di tornare nella casa e di poter aprire l'armadio. Comunque Sara continua a coltivare la speranza di poter tornare nella casa e di poter aprire le porte di questo armadio al fratello e di potersi salvare insieme. Questo è il fulcro del romanzo, anche se in realtà è tutto raccontato in forma alternata. Questo perché? Perché in realtà il protagonista del romanzo non è tanto Sara, la sua chiave e la questione del fratello, ma più che altro è l'appartamento. Infatti, in tempi odierni, una donna francese decide di trasferirsi insieme al marito e alla sua famiglia in un appartamento che era appartenente ai suoceri. Questo appartamento è proprio l'appartamento di Sara Starzyski. Questa donna è una giornalista e ovviamente a seguito di qualche domanda su come la famiglia sia entrata in possesso dell'appartamento, perché abbiano acquistato questo piuttosto che non quell'altro, capisce subito che c'è in realtà un problema. Questo appartamento infatti è stato acquistato, insomma è stato preso dalla famiglia del marito durante il periodo della guerra. Non si capisce bene come sia potuto succedere che questo appartamento si sia liberato subito. Questa donna inizia ad indagare e scopre effettivamente, tramite delle indagini su internet, comunque la sua attività giornalistica, anche proprio delle ricerche storiche, scopre questo episodio del velodromo d'inverno. Inizia a fare ricerche su chi era abitante in quella casa e nota sostanzialmente che il fratellino e Sara Starzyski non sono mai saltati fuori in nessun tipo di registro dei nazisti piuttosto che nei registri dei campi. Come nome, infatti, i bambini non risultano proprio da nessuna parte e quindi inizieranno tutta una serie di ricerche il cui scopo è sostanzialmente quello di trovare Sara, dare visibilità, dare luce alla storia e soprattutto restituire a Sara e al fratello quello che ovviamente gli spetta, quindi l'appartamento che gli è di diritto. E quindi succede questo. Ovviamente se sei un adulto matematicamente sai che, lasciando perdere The Ring, ciò che insegna Samara, che un bambino può sopravvivere 7 giorni in un pozzo, lo sai che un bambino chiuso in un armadio con una brocca d'acqua potrà sopravvivere quanto? 2-3 giorni al massimo. Nonostante questo il romanzo fa questo, ti accende quasi una speranza, tu ce l'hai la speranza che finalmente Sara con la sua chiave riesca a raggiungere il fratello, ad aprire la porta e trovare il bambino vivo e vegeto, o piuttosto che trovare l'armadio vuoto perché qualcuno prima di lei si è occupata di prendere il bambino e di nasconderlo. Non vi rivelo che cosa accade durante il romanzo, perché comunque è una storia piena di tensione, è una storia che inneggia al desiderio di libertà, ma anche al desiderio di mantenere, tra virgolette, la propria identità e la propria storia, perché di fatto comunque il fatto che questi bambini siano spariti implicherà successivamente anche ricercarli con delle nuove storie, con dei nuovi nomi, l'importanza di mantenere la propria identità, quanto la nostra reale identità pesa, quanto il nostro passato pesa sulle nostre spalle anche se vogliamo nasconderlo, quanto possiamo effettivamente nascondere il nostro passato. Queste sono tutte le domande che investono il lettore nel momento in cui si approccia a questo romanzo, e devo dire che lo consiglio, in realtà praticamente lo consiglio a tutti, perché è un bellissimo romanzo e secondo me non è neanche così eccessivamente difficile da non poter essere compreso anche da una persona giovane.
ovviamente nei limiti, tipo secondo me 15 anni al massimo. In generale, normalmente non sono proprio fan del fare leggere alle persone troppo giovani i libri sull'Olocausto, soprattutto perché io stesso ho dovuto leggere Primo Levi in terza media e non mi era piaciuto per niente. Nonostante questo, so che è un romanzo fantastico, una grandissima testimonianza. Il cane ha fatto uno strano rumore, scusatemi. Dicevo, so comunque che è una grandissima testimonianza e quindi secondo me ci vuole anche una certa maturità per approcciare libri su questo genere di argomento. Bene, ragazzi, allora, queste sono tutte le mie letture, tutti i miei super acquisti di cui sono super super soddisfatta e io spero che questa cosa della luce vi abbia disturbato poco in realtà, spero in realtà che vi siete limitati ad ascoltare il video più che a guardarlo perché mi rendo conto che purtroppo questa cosa è un problema. Dovrò comprare uno di quegli ombrellini che ti fanno la luce bella, soffusa, carina per fare video e mi perdono appunto, mi perdono, sto impallando tutto, mi scuso per la scarsa qualità ovviamente della mia luminosità. Oltretutto vi volevo dire anche un'altra cosa, che questo in realtà c'entra sì e no con l'argomento del video. Io i commenti li leggo sempre. Però ultimamente sapete che YouTube ha fatto questa nuova cosa del mettere i cuoricini oltre che ai mi piace che il proprietario del video o gli utenti o chi per esso possono mettere al singolo commento. Purtroppo da quando YouTube ha fatto questo upgrade io non riesco più a commentare tutti, nel senso che mi fa scrivere il messaggio ma poi non me lo fa inviare. Quindi io mi scuso se mi avete fatto dei commenti e io non vi ho risposto, ma in realtà io ho letto tutti, solo che purtroppo non riesco a commentarvi. Un'altra cosa, sotto qualche video recentemente mi è capitato di ricevere delle richieste di qualcuno che mi ha chiesto: leggi in video qualcosa che hai scritto tu. Purtroppo non lo so se sono in grado di farlo, anche perché sono abbastanza critica quando leggo, comunque quando parlo di cose scritte da me. Però nelle info box vi lascio un link dove potete andare a vedere uno dei miei lavori più recenti. È un lavoro piuttosto lungo, ne sono abbastanza soddisfatta. Ovviamente il grande desiderio della pubblicazione, non nello specifico di questo romanzo, però in generale io me la porto sempre nel cuore e sarei felice anche di avere un vostro parere, un vostro commento, quindi vi lascio tutto nelle info box in caso vi andasse di leggere qualcosa di abbastanza recente. Nel frattempo io vi saluto e vi ringrazio molto per l'ascolto, anche per la visione, perché vi ho fatto sanguinare gli occhi, quindi grazie a maggior ragione per la visione e noi ci vediamo presto a un prossimo video. A presto!